a Cosmoprof 2016, la più grande e più importante fiera mondiale dedicata alla cosmetica. Anche quest'anno è di dimensioni colossali. All'interno di queste sue dimensioni mai viste, presenta una serie di padiglioni e di argomenti che sono del tutto nuovi e molto, molto interessanti. Per questo ne parlo con Matteo Osso, che è andato in esplorazione attraverso tutta la fiera. Allora Matteo, vorrei cominciare parlando delle spa, che mi sembra uno dei grandi argomenti di quest'anno. Beh, cara Giusy, intanto grazie per avermi chiamato, perché è stata una fatica. Ho calcolato con un contapassi fino a 10.600 passi al giorno, e però ho avuto modo di conoscere un mondo che veramente mi era completamente sconosciuto e soprattutto di vedere tante belle novità. Parlando di spa, sono a un certo punto incappato in questo spa symposium dove si parlava di Medio Oriente, di mercato americano, di quello europeo. Insomma, era interessantissimo da seguire perché è un mondo che si sta sviluppando moltissimo e ho anche incontrato due importantissimi spa manager. Sono delle figure nuove in un certo senso. Sono figure nuove che stanno assumendo un'importanza sempre più grande all'interno del mondo della spa, in particolare dentro i grandi alberghi, e si devono occupare di una clientela vastissima che copre diverse abitudini di vita, diverse zone geografiche. Molto bene, guardiamola allora, guardiamola insieme. Riflettori puntati sul settore beauty and spa per la 49esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. Cosmoprof Wellness è questo settore delle manifestazioni interamente dedicato al benessere e al mondo delle spa, che sono una tendenza in forte crescita all'interno del grande mondo della bellezza. All'interno di Cosmoprof Wellness c'è lo spazio convegni denominato Spa Symposium, che vede la partecipazione di relatori altamente qualificati. Tra i temi trattati, un focus sulle tendenze spa nei mercati asiatico, americano ed europeo, le caratteristiche imprescindibili di una spa di hotel e le informazioni necessarie per aprire una spa in linea con lo scenario attuale. Inoltre verrà analizzato il ruolo dello spa manager, con le potenzialità di crescita professionale e la formazione necessaria. E si parlerà anche di global spa, con le indicazioni per la realizzazione di una spa universale e dei trattamenti più di tendenza nelle diverse aree geografiche. In collaborazione con la rivista di settore Wellness Design è stato allestito un percorso spa denominato Fire and Ice, il caldo e il freddo, che sono da sempre gli elementi base per un percorso all'interno di una spa. All'interno di questo spazio le aziende partecipanti potranno esporre i prodotti più innovativi e raccontare i loro nuovi trattamenti di tendenza.